Allora, da tout le monde, che questo non è francese, le monde. La prima cosa che mi viene in mente, ma è le monde. E impariamo perché invece siamo in Friuli. Allora, le monde è proprio la località. Noi siamo località le monde, che deriva da mundio, è un termine germanico, si chiama protezione dei territori, quindi erano protetti i territori soprattutto agricoli. E da lì poi è derivato anche il nome dell'azienda che io rappresento in questo momento. L'azienda... L'estate i vini friulani vanno alla grande, no? Coniugare bene anche con i nostri vini, i vini che appunto vogliamo che siano sempre molto freschi, la freschezza, l'eleganza, la pulizia, tutto quello che poi diventa bevibilità. Il territorio, anche il calcare, l'argilla, quindi permettono poi l'eleganza di questi prodotti. Ecco, un vino che incarna questo spirito, perché il Friuli, profumi siamo d'accordo, però spesso quello che manca a volte, no? Freschezza, bevibilità, sì. Invece da quando credo me ne racconti... Credo che possa essere riscontrato nel Pinot Grigio sicuramente, per noi la freschezza, la mineralità, un'altra caratteristica dei nostri vini, quindi anche questo colore leggermente ramato, che la tradizione friulana ha sempre voluto così, poi purtroppo il mercato ha chiesto altre declinazioni, ma per noi questo è un simbolo. Questo, ecco, vedete, questo è proprio il colore ramato, è quasi il colore dell'uva, quindi una macerazione appena. Un paio di giorni per dare quello che è il colore poi naturale di questo prodotto, quindi è un altro vino che secondo me rappresenta, non è un autoctono per il Pinot Bianco, un altro vino che a noi dà grande soddisfazione, e qui la freschezza e l'eleganza credo siano le cose che poi vanno riscontrate nel prodotto. Sono vincenti anche d'estate, dove profumi va bene fino a un certo punto, ma poi c'è a sete, esatto. E quindi l'equilibrio, la freschezza assolutamente sono le due caratteristiche che i nostri vini rappresentano nel modo migliore. Quindi le monde, termine germanico, eleganza e freschezza. Perfetto. Grazie Alberto. Prego.